Ciao mamma. Hai piato gol? Madonna, mi sono presentato martiristi ricchioni. Forino! Ha segnato troppa munizione! Quando è stato? Quando è stato? Bravo Dario! Thank you.
Quell'attimo. Porque é que via na gente lá, não vai com mais. Porque era os casos. Comincia con mezz'ora di ritardo la partita del venerdì fra Selezione e KTM. La partita finita con una grande vittoria da parte di Selezione, con il migliore in campo a Polloni. Passiamo subito alla parola al centrocampista, oggi autore di una grande prestazione. Un commento? Ottima squadra, bravissimo anche Adam, meritava anche il migliore in campo. Finalmente abbiamo trovato tutti i giocatori, non abbiamo più giocatori infortunati, quindi dovremmo continuare così fino alla fine. Oggi l'avversario comunque ha fatto vedere buone cose, però la qualità della vostra squadra è alta. Dove pensi che possa arrivare la tua squadra? Se giochiamo così possiamo arrivare là. Giochiamo bene palla a terra. Siamo secondo me una delle migliori squadre. Come oggi avete espresso veramente un ottimo gioco. Complimenti per la vittoria. Grazie. Passiamo la parola a Mariano, difensore di KTM, autore di un'ottima prestazione, anche con gli altri compagni del pacchetto arretrato. Purtroppo qualcosa non ha funzionato oggi, forse il centrocampo e l'attacco non hanno mantenuto palla, non hanno occupato la squadra. Che ne pensi? Sì, vabbè, comunque il centrocampo e l'attacco non ci sono stati, ma abbiamo perso anche all'inizio quando abbiamo preso i primi due gol iniziali, all'inizio partita, e siamo calati. Prestazione personale oggi è veramente ottima. Sul tuo avversario diretto sei stato veramente bravo, gli attaccanti erano molto veloci, quindi complimenti. Che ne pensi della classifica? Adesso siete ancora fermi a 4 punti e lottate per rientrare. 5 punti, 2 pareggi e una vittoria. Lottate per rientrare nei playoff. La potete benissimamente fare. Un commento sul proseguo del torneo. A livello di gioco, comunque i giocatori individualmente non tengono. Complimenti, comunque, ottima prestazione, ragazzi.